sotto nei commenti. Si dice Arxgibdeus, o si dice Omnisgeus, o si dice Arzizizze. Ciao carissimi, bentornati su questo magnifico canale che è proprio il più magico del mondo, e questo è Electric. Lo so Frank, mi diverto troppo a fare i versi, che ci posso fare? Comunque sia, perché siamo qui anche oggi? Un altro disegno incredibile, ma come mai tutti questi disegni? Peu ci ha caricato un po' troppo di disegni queste ultime due settimane. Sì, proprio così. Un po' perché, come ho detto in altri video, mi sto esercitando, ma questo è per lavoro. Nel senso che non è solo per lavoro, è per lavoro urgente. E se si tratta di un lavoro urgente, si tratta sicuramente di Federic95Ita, che spero conosciate, come uno dei maggiori youtuber di Pokémon in YouTube Italia, se non il maggiore, lui è il più grande di Pokémon, vero? Mi sembra. Non lo so, ditemelo voi, perché io non lo so, se mi sembra sia il più grande. E in effetti nell'ultimo anno penso che gli ho fatto 4 o 5 lavori, e questo gli serviva in particolare per delle copertine per una serie che deve fare insieme a Dlarz e Tuberanza, che sono suoi amici sempre youtuber di Pokémon. E quindi eccoci qui. Lui è uno dei pochi che mi fa lavorare in stile anime manga, e la cosa quindi piacevole, perché di solito quando lavoro qui in Italia, in genere con YouTube Italia, con cose italiane, il genere manga si evita, ma in questo caso no, e quindi è sempre un piacere. Lavoro ultra urgente, per questo ho detto, se si tratta di un lavoro urgente, beh, di conseguenza si tratta di Federic, perché Federic arriva sempre con l'acqua alla gola per queste cose. Mi chiama sempre tipo: Peo, mi serve questo disegno proprio di corsa, in questo modo, in questo modo, in questo modo. Sì, Federic, entro quanto? Entro ieri, va bene? Di solito è così, o al massimo entro 2-3 giorni, proprio una roba di corsa. Però non è mai un problema, perché Peo è sempre sinonimo di efficienza, potenza, qualità e amore. Amore! Quindi la consegna era fare loro tre che giocano al Nintendo 3DS vestiti da Arceus, o come si dice in inglese? Arceus? Ok, da quel Pokémon lì. E adesso non mi trattate un ignorante di Pokémon, perché io gioco a Pokémon a livello competitivo proprio online, quindi non mi venite a scrivere sotto nei commenti si dice Arxgibdeus, o si dice Omnisgeus, o si dice Arzizis. Perché no? Se c'è un esperto di Pokémon qui, sono io. Quindi non mi venite a rompere le palle, ok? Semplicemente non so come si pronuncia Arceus in più lingue. È un problema? Grazie al telefono per suonare sempre precisamente quando io sto facendo il video, perché sei il numero uno. Di solito fai sempre così. Aspetti sempre il momento giusto quando inizio a fare il video, così suoni. È colpa tua, Frank, ho visto che mi hai mandato tu il messaggio con un cuoricino. Tanto non ti amo, non ricambio. Quindi loro vestiti da Arceus o Arceus. Quindi l'immagine di riferimento, ho preso le loro foto, un disegno di base che ha fatto a lui un suo fan e che mi serviva semplicemente perché lo voleva più o meno in quella posizione, un disegno vecchio che ho fatto per lui, e un Arceus, anche un altro Arceus, mi sa che ho preso due Arceus. Sì, ho riempito la tavola di elementi di riferimento, tant'è che non c'avevo quasi spazio per disegnare, ma alla fine ci sono riuscito lo stesso, nonostante il tempo breve. Per chi è interessato al disegno in generale, per la colorazione di questo disegno in particolare, per la pelle l'ho fatto direttamente a pennello, le ombre, le cose, eccetera eccetera. Per le ombre poi generali ho usato lo strumento della selezione con il lazzo, che ho utilizzato anche in un vecchio video, un vecchio disegno per Tech 4Play, sì, lui era tipo da Indiana Jones, e lì spiegavo più o meno come avevo fatto, non mi ricordo. Beh, se siete interessati potete andarlo a vedere, oppure ci sta un video proprio sulla selezione in questo canale, visto che ogni tanto mi chiedono: ma perché non fai tutorial? Ci sono dei tutorial su questo canale, scrivi tutorial nella ricerca del canale e troverai qualcosa. Anche perché io mi scoccio a fare i tutorial, se devo essere sincero, ma non perché sono antipatico, ma perché non è, bisogna organizzarlo un tutorial. Io non voglio insegnarvi cagate tra virgolette, per quello quando ho fatto i tutorial l'ho fatti singolari sulle cose, sugli elementi. Tipo, ho fatto un tutorial sul pennello che si chiama La forza del pennello, cercatelo se siete interessati, faccio vedere come modificare e giocare con il pennello. Ho fatto il tutorial sulla selezione. È impossibile fare un tutorial su Photoshop in generale, o sull'anatomia del corpo e disegnare le proporzioni. No, ci vogliono delle lezioni, perché le proporzioni del corpo non sono semplicemente sette teste. No, se vi posso dire la verità, quando io ho studiato anatomia alla scuola con
Economics, mentre che facevo lo scientifico, quindi facevo due scuole insieme, stavo fuori di testa quel periodo, avevo solo 17 anni, quindi avevo due palle così. Beh, quando stavo facendo la scuola Comics mi hanno fatto disegnare tutto il corpo umano, tutto lo scheletro, pezzo per pezzo, prima arti superiori, arti inferiori, gabbia toracica, il teschio, insomma, tutto, e poi la parte anatomica dei muscoli, quindi arto superiore, arto inferiore e così via con i muscoli. Tutto questo perché quando tu ricopi le cose o fai il disegno al vero, entra molto di più nel tuo cervello tutta questa informazione che poi riutilizzerai in modo inconscio. E quindi questo è quello che posso consigliarvi, piuttosto che cercare tutorial su anatomia, posizioni e proporzioni. No, disegnate molto dal vero, prendete, disegnate qualunque cosa, da uno scheletro a un corpo umano, non lo so, poi di istruzioni, diciamo così, di testi sulle proporzioni, sull'anatomia, ce ne sono tanti, di libri proprio di anatomia per artisti molto molto buoni là fuori, o se no proprio qui su internet sarà strapieno di PDF e cose, non lo so, di mille pagine in cui semplicemente bisogna avere la pazienza e andarselo a scaricare, andarselo a sfogliare. Che credetemi, non ci sono scappatoie, ci può essere un qualunque youtuber che arriva da voi, che sia Richard HTT, Frafrog o chiunque sia, e vi dice: allora, tutorial sull'anatomia, non sarà sufficiente, saranno giusto delle basi buttate lì che voi dovete andare ad arricchire, da dovete andare a studiare, a esercitarvi, a fare cose, tante cose. Comunque sia, mentre che voi starete vedendo questo video, anzi, io già sarò tornato probabilmente, ma questo video lo sto registrando il 12 luglio, pensate, lo monterò mentre che sarò al mare e lo farò uscire la settimana dopo, quindi state facendo un salto indietro nel tempo così, pensate che roba. Mamma mia, sta settimana mi sono fatto un mazzo per registrare una quantità industriale di roba per questa settimana, per la settimana dopo, mi devo portare il lavoro al mare perché non ci sono scappatoie, sono un libero professionista, il lavoro me lo devo gestire da solo. È vero che ho la grande fortuna di non avere un orario aziendale da impresa, 8 ore al giorno, vai alle 9, esci alle 6 e poi c'hai le ferie agosto. Per fortuna, avendo aperto anche una partita IVA, essendo in regola e tutto, i miei orari me li gestisco io. Ma se non lavoro, se non fatico, e le bollette, e le cose, chi le paga? E come magno io? Come mi compro le stupidaggini della Nintendo se non lavoro? Me lo spiegate? Frank, tu me li dai tu i soldi? Per te non c'hai un soldo? Non sai manco che servono i soldi, ti ho sempre pagato a tonno. Non te lo dico adesso che cosa sono i soldi, non ti preoccupare, non fa per te. Ti stavo dicendo, mi sono portato un malloppo di materiale al mare da editare come video, quindi per il mondo YouTube, da disegnare per lavoro, disegnare per altri progetti, e devo anche disegnare qualcosa di mio personale carino, per sfizio, un po' per sfizio, un po' no, da mettere su Instagram, perché mi piace trattare il tutto, non dico come un lavoro, ma come qualcosa di relativamente professionale, che abbia un senso. Cioè, questa è una mentalità che mi ha passato Vegas, personalmente, perché durante il periodo del libro, oltre ad aver parlato molto con lui, aver lavorato un sacco insieme, poi quando siamo capitati proprio insieme, che ci siamo visti, firma copie di qua e di là, amore, gioia, arcobaleni, mi ha dato un sacco di suggerimenti su come gestire Instagram bene, con professionalità, di non buttare foto a caso lì dentro, tanto per, di avere sempre un metodo anche in quel mondo lì. Sembra, no, che uno youtuber o i youtuber come me stanno lì semplicemente a divertirsi, ma loro lo trattano davvero con estrema disciplina quello che fanno e con criterio. E torniamo a noi, quindi Vegas mi ha spiegato come gestire Instagram e da un anno ormai cerco di pubblicare in modo ordinato le cose, variegando tra foto, disegni di qualità e non cagate buttate lì, le bustine della merenda, che è una chicca in più, è un disegno non digitale, perché faccio anche disegni non digitali quando mi è possibile, un po' li faccio sempre meno per un fatto di costi, perché tanto anche voi, se siete piccoli disegnatori, lo saprete, per comprare un po' di pantoni, tempere o quello che diavolo è, partono un sacco di soldi. E una cosa è quando ti compri, che ne so, una tavoletta grafica che attacchi al computer di casa, hai speso 40 euro, e quella è la spesa iniziale, e poi inizi a disegnare, eccola lì, 40 euro disegni, vai, con 40 euro. Invece no, 40 euro è più o meno quello che dovrai spendere per comprare, non lo so, una tela, delle tempere, qualcosa, e con 40 euro ti scappano, se no, 10 pantoni colorati. I pantoni sono dei pennarelli molto molto buoni, molto fighi per colorare, ma costano lira divina, tipo 3 euro e mezzo, 4 euro l'uno, sono una gran figata, per carità, ce l'ho anche qui dentro lo zaino, se non sbaglio, però ho smesso di comprarli proprio perché io ormai
lavoro sul digitale e se ho dei soldi da investire li investo sul mio computer, oltre che sulla sua potenza, su una tavoletta, su quello che è, arricchisco qui. Quindi da una parte un consiglio che posso darvi adesso, tanto per chiudere il video con una chicca, con un consiglio, con una perla del peo, è: se siete disegnatori e volete fare questo nella vita o anche soltanto per passione, compratevi una piccola tavoletta grafica tipo la 40 euro, purché sia Wacom e non quelle cagate cinesi tipo la Huion che lasciamo perdere, e iniziate a lavorare in digitale, perché tanto ormai se mai diventerà un lavoro o che voi siate grafici o quello che è, il lavoro è tutto digitale. Prendi, spedisci via mail, lo impaginano, metto nella copertina del libro La Mondadori o metto nella copertina di quell'altro libro, così. Solo nel fumetto è rimasto quasi, diciamo, il matitista, no? Quello che disegna proprio su carta, che fa la sua tavola di carta, la passa alla Marvel che lo scannerizza con i suoi mostri e scanner, lo mandano all'inchiostratore, l'inchiostratore inchiostra, lo manda al colorista, il colorista colora, appunto. Raramente c'è una singola figura che fa tutto, per quello che io invece mi diverto molto facendo proprio tutto. A me piace creare il mio disegno, inchiostrarlo e colorarlo, e soprattutto migliorare molto nel colore, perché quando gestisci tutto te è una crescita continua, è una figata, no? Non siete d'accordo? Beh, spero di sì. Penso che con questa chicca possiamo finire. Spero che questo disegno vi sia piaciuto, anche se è molto semplice. Ripeto, era un'urgenza, l'ho dovuto mantenere semplice. Se così mostrate un bel po' di amore, un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, dite ai vostri amici che esisto, ricordando sempre che questo è Electric.